Nessuna sigla sindacale o di partito, gli agricoltori si sono riuniti in un comitato per chiedere con forza l'abolizione dell'IMU agricola che penalizza non soltanto i proprietari dei terreni e gli agricoltori, ma anche le amministrazioni comunali. Gli stock e l'imposta viene sottratta ai comuni direttamente dai trasferimenti annuali, ma si tratta di cifre che difficilmente verranno recuperate. Noi non solo facciamo da esattori per il governo, ma addirittura siamo penalizzati perché si è già trattenuto quello che non entrerà mai nelle casse del comune. Una delegazione del comitato ha incontrato alcuni deputati. Abbiamo chiesto loro la disponibilità a cambiare, a riaprire la partita. Del resto Renzi ha detto che la vuole cambiare, noi siamo qui per incassare questo cambiamento. Da oggi parte una mobilitazione che si fermerà solo quando abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ma la rabbia resta. La zona è depressa, quindi i redditi non possono coprire questo ulteriore balzello che il governo ci ha affibbiato. Io posso pure capire se la tassa è univoca, diciamo, la possiamo pure in minima parte tutti quanti magari. Ma tu mi vai a tassare un ettaro di agrumeta nel Metapontina a 450 euro, mi dite voi l'agricoltore come può fare a pagare questa tassa quando gli agrumi sono a 10 centesimi al chilo? In questo momento abbiamo deciso di alzare la testa, abbiamo deciso che noi dobbiamo rappresentarci, non siamo niente, siamo un movimento che è nato dal basso.